L'acronimo è CCN, che sarebbe Centro Commerciale Naturale. Stefania Rescia, spieghiamo che cosa sta succedendo qua in Piazza 20 Settembre. Niente di che, una raccolta firme, una petizione per... Una petizione per il decoro della piazza, per riportare un po' di tranquillità nella zona, perché purtroppo in questi 3 mesi di pandemia, svuotandosi diciamo la piazza degli abitanti e chiudendo i negozi, si è popolata di brutta gente. E questa raccolta firme appunto verrà presentata ai vari organi istituzionali, dal comune alla prefettura, alla Guardia di Finanza, per far sì che ci siano gli strumenti idonei per poter intervenire in maniera attiva, diciamo, sulle persone che delinquono. Assolutamente, tra l'altro ora siamo in un tardo pomeriggio, diciamo sono le 18:40 circa, la piazza è molto vissuta, ci sono bambini, famiglie, e quindi è come dovrebbe essere. Poi è chiaro che calano le tenebre, anche se non siamo esattamente a novembre, ma Massimo Andorini, che è il portavoce del CCN Piazza 20, e qualcosa che non dovrebbe succedere succede, giusto? Succede non solo la sera, ma succede da una certa ora del giorno. Da quando siamo qui a far presidio le cose sono migliorate, perché è un deterrente anche questo. È chiaro che come si va via o come vanno via le forze dell'ordine, si riparte un'altra volta. Il problema qual è? Il problema è stato che noi abbiamo lavorato, questo è il sesto anno che stiamo lavorando come CCN, poi sapete che abbiamo fatto un coordinamento, no, fra CCN, quindi stiamo facendo un lavoro importante sul territorio. Ma il problema è stato che da quando è iniziata la pandemia, che sono stati tutti chiusi, qui ci si sono assemblati perché hanno trovato di fatto da bere, hanno trovato lo stesso da bere e quindi hanno preso abitudini che non... Ma bene, si intende alcolici. Alcolici, certo, sì. Cose che non trovavano prima, quindi hanno preso questa abitudine. Noi abbiamo lasciato, fino all'inizio della pandemia, la piazza a mano a mamme e bambini. È chiaro che qualcosa succedeva, non è che era pulitissima, per amor di Dio. Però, insomma, avevamo fatto un lavoro di risanamento da quando l'abbiamo presa a mano. E non indifferente, eventi, manifestazioni, tanto lavoro dedicato in maniera gratuita, e eventi culturali. Stefania ha portato degli eventi in piazza a livello culturale che sono stati di alto livello, quindi cioè, tutto il resto aveva fatto sì che la piazza avesse avuto un cambio di direzione, un cambio di vita. Cosa chiedete, Massimo, e poi quante firme più o meno sono già state raccolte? Senti, noi cosa si chiede? Si chiede ci sia controllo su queste vendite di alcolici, che sono, vendano fino a che non li pare e fanno quello che li pare, e che non ci siano assembramenti, che non ci sia gente che beve in maniera incondizionata dalla mattina alla sera su queste panchine, lasciando vuoti di birra, pisciano da tutte le parti, scusatemi il termine, passatemelo, ma è così. E sugli alberi, all'angolo dei muri, quindi è uno schifo. E poi c'è un discorso di sicurezza, perché succedono le risse vanno evitate, perché la notte noi come negozi chiudiamo alle 8 e la notte ci sono residenti, per cui CCN si occupa di commercio ma anche di residenti, è il territorio. Poi se succede che ci sono delle vere e proprie partite di calcio fatte da ragazzi non di 6-7 anni o 10 anni, ma che sono tutti intorno ai 18-20 anni, con pallone in cuoio. Hanno già mandato all'ospedale più persone, perché pallonate poi spaccano tutto, dalle vetrine alle macchine, quindi è una cosa che va anche sulla sicurezza. Poi ci sono anche discorso di rispetto delle donne, rispetto delle persone, perché sono state apostrofate delle donne in maniera no bella, però non è un discorso di razzismo, ci tengo a precisare, e perché questa iniziativa noi la facciamo al fianco della comunità senegalese, con la quale abbiamo istituito un ottimo rapporto, soprattutto nel momento di pandemia, l'abbiamo messo in condizione di poter avere degli aiuti alimentari. Quindi insomma non è un discorso razzista e tantomeno politico, ma solo di sicurezza. Roberto Tani del CCN Piazza 20 è il presidente. Quante firme sono state raccolte? E mi sembra ci sia un afflusso continuo. Allora,
Le firme sono ad ora saranno circa 350 firme. Le firme sono state fatte da persone molto educate, molto disponibili. Non è stata chiesta, ma è di volontà solo. Portano parenti, portano quando hanno saputo per cosa si fanno, hanno portato amici, parenti, sempre nel posto e anche fuori. E siamo contenti perché questa cosa è una cosa che è spontanea, non è che è forzata. Speriamo di farne 500, ci sarebbe in un attimo, e poi si farà quello che si deve fare, dandola in mano a consiglieri, comunali e chi.